Grande Fratello VIP, riassunto ottava puntata, fuori Moisè, Mazza in nomination. Nella puntata del Grande Fratello VIP del 5 novembre, Maria Moisè ha avuto la peggio su Alessandro Cecchi Paone. È stata un'ottava puntata scoppiettante quella che i telespettatori del Grande Fratello VIP 2018 hanno seguito ieri, 5 novembre, in prima serata su Canale 5. Non sono mancate le sorprese, grazie a commoventi incontri ma anche a diverse liti che hanno riportato un po' di vivacità in un reality show a tratti fin troppo noioso e scontato. Le più attive, a tal proposito, sono state Maria Moisè e la marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, che hanno avuto ancora una volta da ridire sulle ipotetiche bugie di quest'ultima oltre che sul modo di sfruttare la rivalità della prima. C'è stato spazio anche per il ritorno nella casa di Elia Fongaro anche se l'ex velino non ha avuto la possibilità di incontrare Jane Alexander. E tra un faccia a faccia e l'altro è arrivato il momento dell'annuncio dell'eliminato e la scelta dei concorrenti in nomination raggiunta in seguito ad un divertente gioco incrociato. Riassunto Grande Fratello VIP, esce Maria Moisè. Il resoconto dell'ottava puntata del Grande Fratello VIP segnala l'annuncio del concorrente costretto a lasciare la casa, video. Dopo averli chiamati in studio, dove hanno subito i rimproveri rispettivamente di Elia Fongaro e della Marchesa, Maria Moisè e Alessandro Cecchi Paone hanno preso il loro destino. Il pubblico ha votato e ha deciso di fare uscire dal programma proprio la Moisè. Quest'ultima, rimasta in studio, si è resa protagonista dell'ennesimo scontro con la propria rivale, mentre Alessandro ha fatto ritorno nella casa, informando i propri compagni di essere riuscito a superare il televoto. Dopo le emozioni per l'annuncio più atteso del giorno, c'è stato spazio anche per un commovente incontro via Skype tra Walter Nudo e i suoi due figli, ballerini professionisti a Monaco di Baviera e San Pietroburgo. In un abbraccio virtuale, Nudo non ha potuto trattenere le lacrime, ottenendo supporto e approvazione dai due ragazzi. Ben diverso è stato il tenore dell'incontro tra Francesco Monte ed Elia Fongaro, che ha varcato la Porta Rossa per parlare con l'ex coinquilino. In un faccia a faccia a tratti fin troppo scontato, l'ex velino ha rimproverato Monte per le affermazioni riguardanti le differenze tra nord e sud, le stesse per cui in passato aveva accusato di razzismo proprio il compagno. Purtroppo, il GF è stato impietoso e non ha permesso ad Elia di riabbracciare Jane. VIP, i nuovi concorrenti in nomination. Nella puntata di ieri 5 novembre, i concorrenti del Grande Fratello VIP sono stati chiamati ad annunciare le proprie nomination attraverso un gioco incrociato spietato. Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Fabio Basile, i tre concorrenti mai arrivati al televoto, hanno dichiarato un nome a testa senza sapere le ragioni di tale richiesta. Ma i tre compagni da loro nominati ovvero Jane Alexander, Alessandro Cecchi Paone e Ela Weber non si sono trovati in una situazione spiacevole, come accaduto in passato, ma hanno ricevuto l'immunità per la serata. A finire tra i concorrenti a rischio eliminazione sono stati, invece, gli stessi Fabio Basile e Benedetta Mazza oltre che Walter Nudo e Ivan Cattaneo. Il prossimo giovedì, in occasione della nuova puntata speciale, video, il pubblico dovrà decidere chi salvare.